Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come ho riciclato delle scatole per le cialde del caffè. Praticamente, l'ultima volta che ho aperto le cialde, ho deciso di provare a non buttare via il contenitore perché è rigido, è fatto bene, c'è un bel cartoncino, allora ho deciso di provare a fare qualcosa. E tra le cose che ho fatto, questo mi è sembrato un lavoretto carino e decisamente molto semplice. Ho fatto delle taschine da poter inserire e incollare nei junk o negli album scrapbooking. Allora, sono molto semplici da fare. Io adesso vi faccio vedere quelli che ho realizzato e poi ne facciamo un insieme, così vi faccio vedere come veramente in un attimo si può fare una cosa del genere. Allora, praticamente le taschine che ho fatto sono fatte così, vedete? Poi vedrete che vengono in automatico, quindi sono molto semplici. Le ho decorate con ritagli di carta che avevo, pezzi di libro e fogli e fiori che ho ritagliato dal mio foglio dei fiori che trovate sul mio negozio Etsy, che è questo qui. Poi ve lo farò vedere nel dettaglio quando preparo il lavoro. Infatti questo vedete che è già tutto ritagliato perché ho già utilizzato dei fiori. Quindi praticamente ho fatto queste taschine che ho pensato tra l'altro di munire vedete, di piego in modo da poter essere inserite all'interno di un album. Poi quando ne facciamo una vediamo in quale modo inserirla. E poi non ho nient'altro che fatto dei supporti da inserire direttamente dentro la taschina. In questo caso ho fatto una tag. Qui vedete stesso stile, quindi carta riciclata, fiorellini. In questo caso ho fatto un supporto di questo tipo dove si potrebbero tranquillamente incollare delle foto, perché si può fare una cosa di questo tipo, perché rimane una scanalatura abbastanza larga e quindi voi potete inserire tranquillamente qualcosa di un pochino più spesso. Per assurdo si potrebbe anche fare un piccolo libricino con dei fogliettini per scrivere, cioè non c'è nessun problema. Magari oggi vi faccio vedere come ho realizzato questo supporto per le foto, perché è carino. E in questo caso vedete decorato ancora in maniera simile, ma in un altro modo, così ho fatto, vedete, una specie di cartellina dove poter scrivere un qualcosa. Quindi all'interno poi uno può mettere quello che preferisce, può mettere direttamente delle foto o qualsiasi cosa voglia inserire. Quindi, detto ciò, vi faccio vedere come le ho realizzate, perché è una cosa veramente semplicissima. Allora, prendiamo una scatola che ho già aperto. Quindi questa è la mia scatola che ho svuotato, così vedete, ho svuotato delle capsule. Praticamente che cosa ho fatto? Nient'altro che appiattire la mia scatola in questo modo qui. Sempre il mio attrezzo che vi dico necessario per appiattire bene tutte le pieghe. Fondamentale, se non ce l'avete comunque potete usare qualsiasi cosa di piatto, un righello, una qualsiasi cosa che avete in casa, ma questo è veramente utilissimo. Quindi vado a schiacciare bene la mia scatola e quindi la lascio incollata così com'è. Allora, vi faccio vedere una cosa. Questa scatola, cioè, io ho utilizzato questa scatola, ma voi in realtà, se ci pensate, potreste usare una qualsiasi cosa del genere, anche un po' più grande, vi verrebbero delle cartellette leggermente più grandi. Quindi voi prendetelo come spunto per fare un qualcosa, poi magari
posso trovare qualcosa da riciclare di un po' più grande, vi faccio vedere, ma il procedimento è lo stesso, non c'è niente di diverso. Quindi appiattisco il tutto e vado a tagliare la parte questa in esubero che non mi serve a nulla. Quindi taglio in questo modo, così, anzi un po' di più, non c'è problema, tanto così, in questo modo tiriamo via sia da una parte che dall'altra. Voi, se non avete la taglierina, come dico sempre, potete tranquillamente utilizzare un cutter, una forbice, quello che volete. Con un righello vi fate il segno per andare dritti e tagliate. A questo punto cosa abbiamo? Abbiamo la struttura già fatta, misura 7 centimetri per 27 e mezzo, quindi praticamente io cosa faccio? Faccio 3 bustine come quelle che vi ho fatto vedere e le faccio da 9 centimetri, quindi con 9 centimetri taglio a 9 centimetri e mi verranno 3 bustine così. Devo fare più volte, perché essendo spesso, infatti mi è piaciuta l'idea, perché questo cartone proprio è bello spesso ed era veramente, ed è un peccato sprecarlo, quindi anche il riciclo mi sembra un'ottima idea. Quindi iniziamo a buttare meno carta e a provare a utilizzarla per fare i nostri lavori. È una cosa che da adesso in poi proverò a fare più volte, perché mi sembra anche una cosa giusta da fare. Ok, a questo punto noi abbiamo le nostre 3 taschine 7x9. Vedete che praticamente il lavoro è già fatto, perché la tasca è già formata. Quindi cosa devo fare? Devo ritagliare la carta per foderarla, però facciamo così, vado già a tagliare, no, taglio prima la carta, così facciamo le cose per ordine, così non creiamo confusione. Allora facciamo così, prendo un foglio, questo è un foglio scrap di avanzo, quindi voi potete prendere quello che volete, non c'è problema. Per cui vado a tagliare un 9 cm, tolgo ancora un millimetro per farlo leggermente, ma appena appena, più piccolo dell'altezza, così vedete, dell'altezza del mio, lo copro quasi tutto, così non mi devo neanche preoccupare delle scritte, lo vado a ricoprire completamente. Quindi ho fatto 9 meno un millimetro, idem vado a tagliare a 7 meno un millimetro, quindi sono 1 e sono 2. Io ora vi farò vedere come realizzarne uno, chiaramente, perché poi ognuno può realizzarlo come vuole, ma io ve ne faccio vedere uno così. Questo qui, per esempio, vedete, l'ho tagliato troppo largo, quindi allora facciamo così, non sono stata abbastanza attenta, devo solo togliere un millimetro dai 7, così ecco, mi rimane un po' più preciso. Ok, quindi 1 e 2, posso usare la carta fronte retro, così farò i due lati diversi. Ora cosa vado a fare? Vado a creare questo supporto qui, che mi servirà per incollare la mia taschina su una pagina.
Beh, questa è una cosa che ho deciso di fare io perché mi sembra carina, ma voi considerate che potete anche incollare il bordo posteriore e non mettere questo e utilizzare questa come taschina da infilare in qualche tasca del junk, in qualche busta, come volete. Comunque io vi faccio vedere come realizzare questa cosa perché mi sembra carina. Poi magari ve la faccio vedere proprio su una pagina come ho idea di montarla. Quindi cosa faccio? Allora, dal momento che ho detto che questo è 7 mm, 7 centimetri, cosa vado a fare? Vado a fare, allora, facciamo un 7, di nuovo meno un millimetro perché dobbiamo entrare tranquillamente così nella nostra taschina. E vado a tagliare un 2 centimetri e mezzo. Allora, facciamo 2 centimetri e mezzo, così. E ora vado a segnare a 1 centimetro, vado a fare un piego. Io lo faccio in questo modo, voi come al solito, come vi dico sempre, potete farlo con gli strumenti che avete. Quindi ho fatto un piego a 1 centimetro, quindi mi è rimasto 1 centimetro da un lato e 1,5 centimetri dall'altro. Vado a piegare, così, pieghiamo bene 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 bene. Quindi cosa farò? Andrò a inserire la parte da 1 centimetro all'interno della mia tasca e quindi l'andrò a incollare e mi farà anche da incollante su tutta la mia base, e questa sarà la parte che andrò a incollare da 1,5 centimetri, quindi leggermente più larga, sul mio album o sul mio junk. Quindi, tagliato i pezzi che mi servono, vado a sporcare tutto col distress. In questo caso, visto che la mia scatola è nera, utilizzo il nero. Quindi questo per sporcare bene i bordi, così non si vede più il bianco. Non mi sto a preoccupare di coprire eventuali scritte, tanto una volta che gli metterò sopra la mia carta di supporto non si vede più nulla. Faccio i bordini giusto perché così rimangono un pochino più opachi. Così. E poi vado a sporcare anche chiaramente tutte le mie parti qui. Tanto è una cosa velocissima. Questo potrei anche non farlo, ma faccio tutto perché a me piace passare il distress dappertutto. Quindi vado a fare anche le mie due carte di decorazione. Chiaramente io ho utilizzato delle carte molto semplici perché le voglio poi decorare in qualche modo sopra. Se voi utilizzate delle carte già magari decorate con qualche disegnino, potreste non mettere magari niente da incollare sopra e fate ancora più in fretta, però a me piace sempre decorare un pochino di più, il tutto. Sono cose piccoline e secondo me più sono decorate e più vengono carine. A questo punto cosa vado a fare? Vado a ricoprire la mia taschina. Allora utilizzo colla questa per la carta che è velocissima, attacca benissimo, ha un costo accessibile, quindi ognuno ce l'ha magari già in casa per fare altre cose ed è perfetta. Quindi andiamo ad incollare da ambo le parti, la nostra carta di decorazione. Una e due. Così. La centrate bene, fate in frettissima. Così,
E adesso andiamo a creare la nostra piega. Allora, in questo caso utilizzo un'altra colla, ma giusto così, perché essendo un pochino più tenace preferisco usare un'altra colla, così non rischio che magari con i pieghi mi si apra. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere un po' di colla sulla parte da un centimetro, sia da un lato così che dall'altro, in questo modo, ok? Vado ad infilare la mia carta con il piego, e prima di incollare cosa vado a fare? Vado ad assicurarmi che col piego rimane una cosa che piega tranquillamente. Quindi faccio questo lavoro qui, vedete, schiaccio e piego, e adesso vado a schiacciare bene in modo da incollare il tutto, così, semplicissimo. Quindi noi abbiamo il nostro piego per andare ad incollare la nostra tasca. Ora io con questa fustella voglio creare questo motivo, perché così esteticamente è più carino. Però vi ho fatto vedere anche una versione dove non c'è questa, perché non è detto che voi abbiate questa fustella. Quindi potete tagliarlo con la forbice, potete lasciarlo dritto, vedete che non è fondamentale, viene comunque carino. Allora io vado a utilizzare la mia fustella per creare questo motivo, perché mi piace. Quindi lo centro, ma tutto così è fatto ad occhio, quindi vedete che è tutto molto veloce. Quindi aiuto, penso che di aver fatto una cosa che non va bene, perché non l'ha tagliata bene. Infatti mi ha lasciato un pezzettino, perché molto spesso il cartoncino, ma non c'è problema, perché io vado con la mia forbicina, vedete, a tirare via l'ultimo pezzo. Eccoci qua. Per quello vedete che anche con la forbice, se volete, ve lo segnate e lo potete tranquillamente fare. Quindi vado a sporcare anche questo. Vedete, così è più, secondo me è più bello. E quindi la nostra tasca con il nostro supporto da incollare è pronta. Ora, visto che ho utilizzato una carta scrap che avevo, molto semplice, voglio andare a decorare la mia taschina. Quindi per farla che cosa prendo? Allora, potrei mettere del pizzo, per esempio, che qui non ho utilizzato, il mio pezzettino di foglio di libro, che a me piace sempre e quindi utilizzo dappertutto, e poi ritaglierò qualcuno dei miei fiori. Per cui, allora, prendiamo un pezzettino di libro così, ma proprio una cosa. Allora, vediamo un po' come farlo, perché non lo so. Allora, intanto tagliamo un pezzettino di nastro che vada bene per la lunghezza qui del... lo metterei qua sotto, così, sì. Mettiamo il nastro qua, ok. Per il nastro io vado sempre a usare questa colla, perché è un pochino più tenace, per cui andiamo a mettere un bordino di colla e il nostro nastro
Potrei quasi farne due file. Sì, ne faccio due file. Sto così, sto improvvisando. Però mi piace l'idea. Quindi ne mettiamo ancora un pezzettino. Qui così. In questo modo qua. Ok, andiamo a incollare anche questo. Così, e poi prima che mi dimentichi, voglio ancora, sempre col mio timbrino, ecco, vado a sporcare un pochino, anzi, guardate, faccio così, ecco, vado a sporcare anche un po' di nero il mio pizzettino, così. E adesso voglio andare a ritagliare un pezzettino di libro. Una parte, vediamo se riesco a tagliare una parte dandogli una forma che mi piace, perché a volte, ecco, ma sì, così va bene, così non spreco tanta carta, quindi anche se la forma non è magari, poteva venire anche meglio, ma non importa, è bella anche così. Quindi questo posso attaccarlo così, e ora non mi resta che andare a tagliare alcuni dei miei fiori dal foglio che potete scaricare sul mio negozio di Etsy per abbellire. Allora, qua si tratta di capire, io ho fatto questo foglio, qui mancano ancora dei fiori che ho ritagliato. Adesso non ho portato di mano uno degli altri fogli interi perché ne ho stampati un po', li ho stampati su carta da 120 grammi, che è una carta che ha una risoluzione un pochino più bella, quindi vengono con dei colori, guardate, molto brillanti, ve li faccio vedere da vicino. E ho praticamente colorato questi fiori in diverse tonalità, che sono le tonalità che ho visto che riesco ad utilizzare sempre, perché chiaramente stiamo parlando di quelli che sono i miei gusti, quindi io in base a quello che ai colori che utilizzo, dal momento che sono sempre dei colori molto caldi, che possono essere più o meno vintage, però comunque hanno delle tonalità molto delicate, mi piacciono i colori tenui, ma questo ormai per chi mi segue da tanto tempo sul canale l'ha già capito, cioè vedete che i miei lavori hanno dei colori che sono sempre un po' particolari in base ai miei gusti, e quindi ho fatto dei fiori con dei colori che si possono abbinare sempre ai miei lavori, e ci sono colori un po' di tutti i tipi. Per cui in questo caso qui, per esempio, mi piacerebbe usare questi azzurri, ma per esempio no, perché ecco, guardate, vedete, questo azzurro lo trovo un po' troppo simile al, ecco, questi qua mi sembrano perfetti perché hanno sia del blu che del verdino, per cui utilizzerò questi. Allora vado a ritagliare i miei fiori, ne ritaglio un po' e poi dopo decido come utilizzarli. Magari taglio anche qualche foglia e vediamo un attimino. Allora, una cosa che vi volevo far notare di questi fiori qua è che, nonostante siano molto molto carini, perché comunque a me piacciono tantissimo, sono veramente semplici da ritagliare perché hanno una forma che non ha bisogno di particolari lavorazioni con la forbice, quindi di spigoli, no spigoli, e quindi sono anche quelli più piccoli, sono veramente facili, che era una cosa importante per me, perché a volte non so voi, ma quando devo ritagliare delle forme molto complicate, trovo che il lavoro sia veramente lungo. Invece questi sono con i contorni molto netti e molto semplici, quindi in un attimo tagliate i vostri fiori. Adesso questo è grande e quindi potete dire sì, è più facile perché è grande, ma in realtà non è così. Adesso vi faccio vedere come ne taglio anche uno dei più piccoli. Ora io ho lasciato anche un pelino di bianco perché tanto ho intenzione di sporcare tutto col distress nero. Guardate, però anche questo è il più piccolo di tutti, eh. Quindi vi faccio vedere che
Anche questo è un attimo, perché comunque hanno proprio una forma comoda, li ho scelti apposta. Ecco. E quindi voi in questo modo potete avere materiale per sbizzarrirvi veramente. Io nelle foto della vetrina del negozio ho messo come li ho incollati direttamente su delle pagine di junk, su delle pagine di album e con della garzina sotto, ma veramente in un attimo fate delle cose carine. Poi una cosa importante, li potete incollare sia piatti, così come le ritagliate, che magari un po' lavorati in modo che sembrino tridimensionali. Adesso vi faccio vedere come faccio, così avete un'idea. Quindi in questo modo vado a ritagliare anche gli altri fiori. Ora, ritagliato i miei fiori, vado a passarli col distress sui bordi, perché così rimangono più netti. Quando li vado a sovrapporre hanno un effetto un pochino più tridimensionale, se noi sporchiamo i bordi di nero, ma in realtà potete, se preferite, potete anche non farlo. Così, una cosa proprio velocissima. Se non avete, per esempio, se non avete qua i timbri della tamponi della Distress, potete utilizzare dei pennarelli, potete utilizzare dei gelatos, potete utilizzare quello che volete. Una cosa che è importante secondo me, perché io ricevo dei messaggi in cui a volte le persone mi dicono che io utilizzo diversi materiali che loro possono non avere, perché non tutti possono avere tutta questa attrezzatura. Però una cosa che vi voglio dire è che voi non vi dovete lasciare influenzare, ma non influenzare, non dovete lasciarvi bloccare da cose di questo tipo, perché potete utilizzare veramente quello che avete. Poi man mano che andate avanti con i vostri lavori, se scoprite che vi piace creare album, vi piace fare junk, vi piace fare qualsiasi cosa, mix media, piuttosto che pian piano vi potete comprare dei prodotti in più. Io cerco di dirvi quali sono sempre i prodotti perché ci sono dei prodotti che sono, diciamo, indispensabili e altri che lo sono meno. Però voi potreste decorare qualsiasi cosa con quello che avete in casa, potreste utilizzare per assurdo delle pagine di una rivista, delle foto, cioè qualsiasi cosa che avete. Quindi non state a formalizzarvi su magari i materiali che utilizzo io. Se vi piace un materiale, vi piace il risultato e pensate che vi possa servire per fare diversi lavori, è un discorso, ve lo comprate. Io vi lascio sempre i link sotto la descrizione, vi faccio vedere quello che uso e sono cose che vi rimangono e che utilizzerete sempre. Però non lasciatevi fermare da questo. Cioè, non dite non ho la fustella, non ho quello, non ho quello per fare gli spigoli, no, non verrà bello, non verrà uguale, perché non è vero. Perché vi ho fatto vedere che questa bustina non ha nessun taglio, che il taglio è la cosa minima, perché vi ho fatto vedere che potete farla con la forbice. E quindi potete tranquillamente lasciare uno di questi. Adesso magari quando lo faccio ve lo faccio vedere. Io avevo la fustella, l'ho fatta e la farò, ma vi faccio vedere che anche se voi senza fustella lo lasciate quadrato, va bene lo stesso, oppure lo potete tranquillamente arrotondare con una forbice. Per cui basta avere un po' di fantasia e potete fare qualsiasi cosa. Quindi non fermatevi mai, non bloccatevi mai pensando di non avere il materiale, pensando di non riuscire a fare le cose, soprattutto perché non è così, bisogna provare. Bisogna provare, magari non vi verranno al primo tentativo, ma al secondo tentativo vi assicuro che vi verranno delle cose bellissime e per voi sarà una soddisfazione, a volte anche doppia. Fare le cose senza avere dei materiali che vi facilitano. Io con i materiali, con le attrezzature che mi facilitano, faccio più in fretta anche a farvi il video per farvi vedere. Ma queste sono delle idee, poi voi dovete sfruttare
la vostra fantasia, perché altrimenti non ha senso. Potete copiare una cosa che io ho fatto perché mi fa piacere quando vedo che mi arrivano le foto di cose che sono state copiate, perché non vuol dire copiare, cioè vi piace una cosa e la provate a riprodurre, perché dite mi piace e la voglio fare. Per esempio, ho già avuto il mio album, quello fatto con le buste di pane e i miei fogli con i vari uccellini. E chiaramente ci sono delle persone che lo vogliono fare uguale perché piace l'idea, va benissimo, però altre cose potete utilizzare tranquillamente il materiale che avete in casa e fare quello che preferite. Quindi, detto ciò, vado a decorare la mia taschina. Allora, in questo caso voglio fare, allora, attacco subito, così nel frattempo fa presa. Il mio pezzettino qui di carta di libro. Così. Ok. E la mettiamo qui. E adesso vi faccio vedere come io lavoro il mio fiore. Allora, ne lavoro uno e l'altro invece lo lascio semplice, così vedete un attimino la differenza. Allora, io cosa vado a fare? Con questo attrezzo, chiaramente ci sono cose che ci vogliono degli attrezzi particolari per fare delle lavorazioni, altrimenti diventa difficile. Però se non le avete, non le fate perché non c'è problema. Comunque, se avete questo attrezzino che serve un po' per imbottire, per dare movimento, cosa vado a fare? Vado a Ma proprio un attimo, vedete? A schiacciare qua il bordo di spigoli dei miei fiori. Appena lo tocco è carta da 120 grammi, quindi subito si deforma. Sotto, importante, questo è un pezzo di spugna di imballo di riciclo. Dovete utilizzare comunque un qualcosa di morbido in modo che quando schiacciate sotto ci sia della morbidezza che vi permette di far prendere la forma alla carta. Dopodiché vado semplicemente a schiacciare il centro. Ecco, vedete che in un attimo questo fiore ha acquisito una forma più tridimensionale. Vado a fare la stessa cosa negli altri due casi. Guardate, un attimo, così. E così, e idem per quello piccolo, così. Ora andiamo ad incollare tra di loro i nostri tre fiorellini, quindi mettiamo una colla, pelino pelino di colla in quello più grande, così vado a tenere a schiacciare. Giusto che, ecco, così si vede meglio. Schiaccio e idem su quest'altro e vado a schiacciare quello più piccolino. Così lo centriamo. Ok. Quindi questo è il mio fiorellino. Guardate, guardate che carino. Dopodiché gli metterò una perlina all'interno e otterrò questo risultato. Per cui prendiamo la nostra taschina, andiamo a mettere dietro della colla, così, e vado ad incollare. Incollo qua sul bordo così mi si vede un po' di libro. Ora, vedete che tendenzialmente, come in tutti i miei lavori, io tendo sempre a fare le cose un po' colore su colore, ma questo è un mio gusto personale, perché non mi piacciono le cose con tanti colori, mi piacciono delle cose un pochino più soft. Quindi poi voi, come dico, potete fare come volete. Adesso vado a prendere anche questa fogliolina che ho ritagliato, per esempio, e la metto qui. Ok? Quindi
Mettiamo la colla solo sulla punta, qui, pollino di colla, e lo andiamo ad incastrare sotto il nostro fiore. Questa parte qua, faccio vedere, questa parte qui la lasciamo libera, perché così rimane un pochino sollevata e anche questo fa parte del dare movimento al mio fiorellino. Quindi la parte sotto è terminata, adesso vi faccio vedere come creare la parte da inserire all'interno della tasca. Allora, voglio fare, come vi ho detto, il supporto per le foto, quindi facciamo questo, che è veloce e lo trovo anche utile. Allora, abbiamo detto che la larghezza della nostra taschina è di 7 mm, quindi cosa vado a fare? Allora, riprendo la mia taglierina, intanto decidiamo la lunghezza, vabbè, possiamo anche prendere di riferimento quello che ho già fatto, visto che l'ho già fatto, il righello l'ho perso, e qua, ok, l'ho fatto 8, va bene, per cui semplicemente andiamo a tagliare una striscia da 8 su tutta la lunghezza della mia carta scrap. Io faccio tutta la lunghezza perché ho questo foglio a disposizione, voi potreste averlo anche più piccolo e quindi potrebbe venire un po' più corto, a me verranno 4 posti per le foto, ne potreste fare di meno. Cosa vado a fare? A 7 meno 1 sempre, ricordatevi il meno 1 mm, è fondamentale, perché se voi fate giusto 7 poi rischiate che quello che fate è troppo giusto e non vi entra perfettamente nella tasca, quindi dovete lasciargli un po' di gioco. Quindi io tengo sempre 1/2 mm, vedete un po' voi come volete, se volete essere ancora più tranquilli potete tenere, anzi teniamo i 2 mm così siamo proprio tranquilli che rimane più piccolo. Quindi vado a fare il mio piego, cosa che voi potete fare sempre con righello e un qualsiasi cosa che vi segna la carta. Piego, vedete, così ho già il riferimento, e adesso nello stesso modo subito a fianco qui vado a fare gli altri pieghi. Potreste anche piegare la carta senza fare il piego, e la segnate con una matita e poi la piegate, cioè non è che non dovete necessariamente fare il piego. Io ho la possibilità, faccio il piego che mi permette di segnarla meglio e faccio più in fretta, però ripeto, ingegnatevi e tranquillamente quello che faccio lo potete fare anche senza avere altri tutti questi strumenti. Invece l'ultima parte la vado a tagliare così, ok. A questo punto io, vedete, la mia fisarmonica per attaccare eventualmente le mie foto. Ora decido da che parte voglio che sia l'esterno, direi da questa parte qui, così faccio un po' di gioco con la differenza di carta con la mia tasca. Vado ad inserire, ecco, vedete che entra così bello comodo, ma non dovete farlo neanche troppo piccolo, perché essendo la tasca come direttamente da scatola abbastanza capiente, larga, se voi fate una cosa troppo piccola vi scivola dentro, invece se la fate praticamente giusta riuscite a poi gestire la posizione dove volete. Ora vado a sporcare tutto con il mio distress nero in questo modo qui, quindi da tutte le parti, e mi piace farlo sia nell'esterno che nell'interno, quindi velocemente
vado a sporcare tutto in questo modo. Questo, per esempio, come vi dico sempre, questi due, il nero, il tampone nero è nero, si chiama questo black suit. Questo tampone e il vintage photo, io, per chi mi conosce lo sa, li uso in qualsiasi situazione, perché per me cambiano proprio l'aspetto dei lavori. E quindi ecco, questi tra le cose che bisogna avere, secondo me, se si fanno questi lavori di scrap, queste fanno parte delle cose fondamentali, perché comunque vedete anche voi che adesso vi faccio vedere la differenza. Magari prima di, allora, guardate questa parte qua che ho evidenziato col distress e guardate questa che non ho ancora evidenziato, è tutto diverso. Quindi questa è una cosa che proprio, almeno a me, piace da matti. Quindi vedete, qui lo evidenzio ancora un pochino, così dovrei averlo fatto dappertutto. Adesso c'è la differenza netta su tutte e quattro le parti. Ora abbiamo detto questa parte qui, io con il mio attrezzo per gli angoli, ecco, allora vi faccio vedere subito, anzi lo faccio dopo, gli angoli li taglio dopo averlo decorato, perché vi voglio far vedere come non è una cosa fondamentale. Allora, qui ho ancora il mio fiorellino da attaccare con la mia fogliolina. Ecco, in questo caso qui non creo nessuno spessore al mio fiorellino, ma lo vado ad attaccare direttamente così com'è. Così vedete che è bello comunque, non c'è proprio bisogno di farlo. Oppure ne fate uno e uno e cambiate un pochino. Quindi vado a dare la colla qua, così. Attacco il primo in questo modo, ora ne attacco un altro qui, così. In questo caso utilizzo la colla per la carta, perché tanto andandolo a mettere ad incollare tutto, la parte incollata è più larga e quindi fa ben presa. E poi vado anche ad attaccare la mia fogliolina, magari la metto qua sotto. Aspettate, perché ho fatto una stupidaggine, dovevo inserire un attimino, vediamo se ce la faccio ancora, ma sì, ce la dovrei fare senza fare danno. Ok, sollevo leggermente la punta qui, vediamo un po' dove metterla, tipo potrebbe essere così, ecco, vedete che anche senza dare tridimensionalità l'effetto rimane comunque carino. Dopodiché io li ho lasciati semplicemente così, ma basterebbe fare un pochino di sfumatura qui intorno al fiore e diventano ancora più belli, eh? Quindi immaginate quante cose si possono fare. Ma adesso voglio proprio fare una cosa semplice, così non utilizzare troppo materiale. Quindi a questo punto il mio bigliettino da inserire nella tasca sarebbe pronto, e vi faccio vedere se io lo vado ad inserire così. Vedete che bello? No? Non so cosa ne pensate, ma io, tra l'altro, vabbè, poi vi faccio vedere come incollare, come attaccarla alla pagina. Io, dal momento che ho questo attrezzo che mi piace tantissimo, cosa vado a fare? Vado a smussare con questo motivo tutti e quattro gli angoli, così. Vado a ripassare il distress, perché avendo tolto una parte di carta rimangono di nuovo
le fessure bianche, invece le dobbiamo sporcare di nuovo tutte, ma è una cosa veloce sia da una parte che dall'altra, così. E questa è la mia versione finita di supporto. Vedete che chiaramente con un bordino, che può essere anche semplicemente la fustella per fare gli angoli arrotondati, io ho utilizzato quella perché a me piace molto quella, la trovo più carina, e quindi ho utilizzato quella. Però nel momento in cui non l'avete, avete visto che l'effetto è bello comunque. Ve lo vorrei far vedere, ve lo faccio vedere qua, perché così avete un pochino più una, perché sotto è azzurro, si vede ancora, si vede meno il, come si dice, non mi viene in mente la parola, aiuto, niente, non mi viene in mente la parola, ah, il contrasto, ecco, con un contrasto chiaro riuscite a vedere meglio quello che ho fatto, ve lo faccio vedere bene da vicino. Adesso però, fatto ciò, vi faccio vedere come avrei in mente, per esempio, di utilizzarlo, che è anche una cosa importante. Dunque, per esempio, prendiamo questo mio junk, ok? Che è un altro dei lavori che trovate fisicamente in vendita sul mio negozio online. Allora, in questo caso qui, vediamo un po' dove potrei andarlo ad inserire. Prendiamo una pagina proprio vuota. Sì, all'inizio qui avevo visto delle pagine vuote. Ecco, per esempio ci mettiamo in questa situazione e, visto il colore, vedete che è un pochino tutto sul verde, potrei utilizzare questo che all'interno aveva, ecco, il suo cartellino. Allora, per esempio, lo potremmo mettere qui. Ora, io ho utilizzato, cosa vado a fare? Vado ad incollare questa parte sul mio junk. Allora, in questo caso volevo, vediamo se riesco a far star giù, così non c'è l'ombra, ecco. Allora, in questo caso è un junk, quindi io ho delle pagine che non sono, che non verranno ricoperte con della carta scrap. Quindi cosa posso fare? Allora, vado ad incollare dove preferisco questo. Quindi facciamo così, mettiamo la mia colla, così, ok? E lo vado ad incollare tipo, diciamo, qui. Lo incollo dritto e siamo a posto, quindi così, ok? A questo punto come funziona? Se questo fosse un album, questa operazione verrebbe fatta prima di ricoprire la mia pagina con la carta di decorazione. Quindi io potrei fare in questo modo: prendere la mia carta, adesso questa, vabbè, non comprende tutto, però immaginate di avere la carta giusta, no? Potrei fare così, potrei tagliare nel punto dove voglio, quindi in questo punto potrei tagliare, ma ve lo faccio vedere perché così non è chiaro. Allora, immaginiamo che questa sia la pagina del nostro album, e io voglio mettere, come ho già fatto, la mia taschina qui. Quindi cosa vado a fare? Con una matita vado a segnare questa parte dove voglio tagliare. Ora, in questo momento non ho la matita a portata di mano, quindi, come vi ho detto, bisogna ingegnarsi un attimino, così non vi faccio perdere tempo a recuperare le cose. Allora, vado a segnare con il mio
con la mia forbice ho fatto un segno dove devo fare il taglio. Vado a tagliare in questo modo, così. Ok, quindi anche se tagliate un po' più lungo non importa, l'importante è che entri tutto, quindi devo allungare ancora un po' in questo modo qui. Chiaramente se voi utilizzate la matita, il righello, come vi faccio sempre vedere, fate le cose precise. Io adesso, ecco, è solo indicativo, quindi vedete che. Per cui cosa vado a fare? Vado ad incollare prima la mia taschina qui sul retro della pagina e poi vado ad incollare la mia pagina sul mio album e quindi ho questo lavoro che rimane anche perfettamente finito. Ok? Invece, quindi questo nel caso di un album, invece visto che io ho preso un junk e quindi non ho la pagina da incollare, posso fare una cosa di questo tipo, per esempio, anzi, a questo punto potrei farla anche più grande. Potrei incollare questa, anzi, no, non mi piace tanto il colore. Dovrei mettere una carta che sia più. Vedete che questo è sul verde, questo sull'azzurro non c'entra niente, quindi non va bene. Però potrei prendere un altro pezzo di carta che adesso non ho a portata di mano. Vediamo un po', no, non ce l'ho. Però vado ad incollare una parte, un'altra carta, quindi ho un altro posto eventualmente per incollare una foto, che potrebbe essere una foto qui e anche una foto sul retro. Ecco cosa vi volevo far vedere. Il retro, che io di tutti quanti ho lasciato molto semplice, perché così rimane piatto quando lo vado a incollare, però è comunque un posto dove eventualmente si può incollare una foto. Quindi voi potreste incollare una foto qui e chiudere il tutto. Oppure, se non volete fare una cosa del genere e volete lasciare più spazio per scrivere, per esempio, potete utilizzare anche, adesso in questo caso questo è anche di un colore che, boh, che non c'entra molto, però potreste utilizzare, io lo metto comunque, tanto poi lo posso coprire, guardate. Un washi tape, ecco, ne mettiamo due, così, perché questo è stretto, potrebbe essere anche più, ok? Per esempio, vedete? Oppure potreste, vi sto facendo vedere varie soluzioni perché, proprio per farvi capire che non è necessario avere. Si può avere qualsiasi cosa. Potreste anche utilizzare, guardate se io lo sporco perché cambia tutto, come dico sempre, se sporco una così. Anzi, posso anche mettere questo perché a me piace sempre. Ecco, potrei anche mettere una cosa così. Quindi vi sto facendo vedere varie soluzioni per utilizzare così i vari pezzi di qualcosa che avete in casa. Quindi adesso chi acquista il mio junk si ritrova la sua taschina incollata. Qui per esempio vedete vado a tagliare perché dà un po' fastidio. Ok, anche qui così. E quindi l'abbiamo incollata in questo modo. Così vi ho fatto vedere anche come utilizzarle, perché così almeno uno ha un pochino un'idea. Allora, devo togliere, eccoci qua, togliamo questo pezzettino. A questo punto penso di avervi detto proprio tutto. Vi rifaccio vedere le quattro taschine che ho creato. Quindi, come vi ho fatto vedere, da ogni scatola delle mie cialde
vengono fuori tre taschine. Adesso io oggi ve ne ho fatta solo una per farvi vedere come poter riciclare questa scatola. Però immaginate questa scatola o, ripeto, una scatola fatta tipo questa, che è già chiusa, quindi dalla mia scatola basta piegarla, schiacciarla e invece di buttare via carta in più, guardate che cosa si può fare. Quindi il video di oggi era un po' diverso sul riciclo. E tra l'altro fatemi sapere nei commenti se vi fa piacere di vedere magari video di questo tipo, perché a parte che riciclare è una cosa che dovremmo fare tutti per fare meno spazzatura possibile, e poi a parte tutto uno magari non ci pensa, però da qualcosa che andrebbe buttato via si può veramente sempre fare qualcosa di carino, e quindi è un peccato sprecare. Per cui se mi dite che anche questi video vi piacciono, io mi posso attivare, mi posso cercare, posso trovare qualcosa. Adesso questo mi è venuto in mente ieri mentre ho svuotato le scatole, perché veramente ho detto è proprio un peccato, ho visto che la scatola era bella e quindi ho detto no, ad adesso in poi queste scatole le devo assolutamente riutilizzare. Però posso vedere di trovare qualche cosa proprio di carino, di particolare, e ve lo posso riproporre, magari variandolo un po' secondo i miei gusti, secondo le mie idee, però con il riciclo si può fare veramente tanto. Quindi a questo punto non ho più niente da dire, spero che anche questo video di oggi vi sia piaciuto. E se avete piacere lasciatemi un like, un commento, come dico sempre, o se avete qualcosa da chiedere, chiedete e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Anche se adesso sono nel periodo, l'ho messo sul mio social, sulla mia storia di Instagram, però volevo veramente, veramente ringraziarvi perché ho raggiunto i 3.000 iscritti su YouTube ed è una cosa che veramente non pensavo di riuscire a fare in così breve tempo, e per me è veramente una fonte enorme di soddisfazione. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti i miei iscritti. Non vi rubo più tempo, vi lascio andare e come al solito vi auguro tante buone cose e tanta creatività, in modo che possiate dare sfogo e fare qualche lavoretto nuovo. Un bacio a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!